Buongiorno a tutti. Oggi siamo qui con un collega di Firenze, Ugo Alfani. Ciao Ugo. Buongiorno Ernesto, buongiorno a tutti. Come stai? Tutto bene? Bene, bene, per il periodo che stiamo passando, comunque non ci lamentiamo, dai. È un periodaccio per tutti. È molto duro, sì. D'altronde, chi se lo Speriamo aspettava? Ascolta, Ugo, con te volevo parlare oggi di vita. Dunque, di questo marchio e nello specifico, intanto prima di parlare di vita, raccontaci un po' di te, chi sei? Sono titolare di laboratorio dal 91 e lavoro insieme al mio amico e collega da una vita, Piero Seri. Ho altri collaboratori che mi stanno soprattutto dietro alla parte digitale. Il nostro laboratorio è diventato ormai un laboratorio, tra virgolette, digitale ormai da diversi anni e mi sono affidato a personale altamente specializzato sia per la fase CAD che per la fase CAM. Ho la fortuna e l'onore di collaborare con Vita in particolare e anche con altre aziende italiane di buon livello, devo dire, sono soddisfatto. Questo mi dà la possibilità di provare, testare di quanto in quanto prodotti nuovi prima di altri colleghi, così come appunto mi succede con la collaborazione con Vita. Bene, allora Ugo, io so che in questi giorni, dai primi dell'anno, hai in mano due nostri nuovi prodotti, no? Che sono l'Ambria e la Lumex. Certo. Poi nella presentazione che andremo a fare ci parlerai, ci spiegherai un attimino intanto come ti sei trovato, quali sono le tue sensazioni di questi nuovi due prodotti. Detto ciò, condivido con te adesso lo schermo, e così lo vedono anche i nostri amici. E intanto volevo parlare e fare una chiacchierata anche su quello che è questo strumento che si chiama Easy Shade, no? Qui Certo. che tu hai messo come presentazione di tutto ciò, hai messo sono andato troppo veloce, scusate. Hai messo praticamente Easy Shade il suo utilizzo nella pratica quotidiana. Ecco, allora, intanto volevo chiederti, per quello che riguarda questo aspetto fotometro, no? L'importanza che tu vedi, cioè, di questo apparecchio, cioè, fammi capire, lo utilizzi per andare a prendere la tinta, lo utilizzi nel tuo laboratorio per verificare il restauro. Spiegaci un po' un attimino, prima di vedere alcune immagini, questo apparecchio. Allora, prima che il Covid-19 sconvolgesse la nostra quotidianità, io andavo molto spesso negli studi dentistici, anche perché ho la fortuna di collaborare con tutti i professionisti molto vicini a me e dunque andavo direttamente io a prendere il colore in studio. Pertanto Easy Shade mi serviva già da quel punto di vista per avere un riferimento che non fosse dei sensi come quelli umani, ma una macchina, pertanto lavora con la matematica, con i numeri e dunque ci dà sicuramente un ausilio più sicuro di quello che i nostri occhi e i nostri sensi possono vedere. Nella quotidianità di tutti i giorni uso quasi sempre Easy Shade nelle mie stratificazioni, sia quando il colore l'ho preso io, ma soprattutto quando mi viene mandato dal clinico, in quanto uno strumento direi fondamentale per il controllo appunto del colore durante le nostre stratificazioni. Un altro fatto importante di Easy Shade è quando ci troviamo a dover lavorare sullo stesso lavoro da consegnare con materiali diversi. A me questo capita spesso, di dover lavorare con metallo ceramica abbinata a zirconio oppure zirconio e di silicato e metallo ceramica, insomma con vari materiali. E qui chiaramente andando a trattare di materie ceramiche diverse, un supporto come Easy Shade lo ritengo molto molto utile. Ecco, allora
giusto per capirci, no? Tu utilizzi, da quello che hai detto, questo strumento proprio per controllare e verificare diversi manufatti, ma realizzati anche con materiali differenti, tipo lo zirconio, tipo la ceramica, e lo utilizzi nel quotidiano, no? Hai appena detto che praticamente quello che vai a fare è un controllo con lo strumento che ti aiuta a migliorare e a dare un risultato non più soggettivo, ma oggettivo, nel senso, esatto. Strumento che ti guida nella realizzazione del manufatto nel modo corretto, giusto? Esattamente. Io lavoro con tutti i materiali vita, tutte ceramiche vita, dalle più, diciamo, anziane, tipo VM13, VM9, VMK Master, a quelle più recenti, tipo ad esempio la Lumex per quanto riguarda zirconio di silicato e tutti i materiali ceramici fresabili. Okay. Utilizzo l'Easy Shade durante la stratificazione, impostando all'inizio nell'Easy Shade il colore di riferimento che mi è stato dato dal medico, piuttosto che quando sono andato a prendermelo io, e in tutte le fasi di ceramizzazione, fin dalle prime, chiaramente non dall'opaco, ma fin dalle prime fasi di ceramizzazione, io vado a controllare il colore con Easy Shade. Ecco, allora questo strumento, scusami Ugo se ti interrompo, cioè lo utilizzi proprio, cioè ti affidi completamente a questo strumento? Assolutamente, perché ho visto che utilizzandolo soprattutto in laboratorio ottieni sicuramente un risultato molto più affidabile. Teniamo conto che Easy Shade non ci dà solo la possibilità di verificare il colore che abbiamo preso. Per colore intendo un po' l'insieme di tinta, croma e valore, ok? Sì. Semplifico dicendo colore. Ma ci dà la possibilità, durante le fasi di lavoro, di andare a verificare e capire dove andare a modificare e dunque dove andare a quali masse andare a utilizzare per ottimizzare il colore che dobbiamo replicare. E questo è un eccellente metodo. Ecco, allora io qui adesso vedo un'immagine, no? Sì. Che è di un tuo lavoro. Intanto ti chiedo, che quello che vedo immagino sia zirconio, giusto? Zirconio vita, ecco. Questo è un HT che abbiamo 1200 megapascal, colorazione a 3. Ho scelto di utilizzare questo zirconio, questa tipologia di zirconio, in quanto il ponte in essere ha spessori veramente molto, molto esigui, molto piccoli. Dunque mi sono affidato a uno zirconio ad alta resistenza come il 1200 HT, utilizzando una tecnica ora ultimamente quelli bravi dicono cutback. Io sì. Ho già qualche annetto, non ho fatto altro che, come tantissimi miei colleghi, riprodurre un po' l'esperienza che abbiamo avuto in anni di Wiener Crown con questi nuovi materiali. Dunque andiamo a sfaccettare la parte vestibolare, ci teniamo il monolitico e dunque il massimo della resistenza sulle parti occlusali e le parti interprossimali, e andiamo a fare una mini stratificazione della parte vestibolare. Ecco, ma tu, la domanda che ti faccio è questa: generalmente fai sempre questo tipo di lavoro o vai anche su monolite completamente in zirconio? Vado anche su monolite interamente zirconio, laddove l'aspetto estetico, diciamo, è secondario. Sicché dal secondo premolare, primo molare, secondo molare, mi sto affidando sempre di più a lavori interamente monolitici, con varie soluzioni di zirconio da fresare, sicché di volta in volta vado a utilizzare un 1200 piuttosto che un 850, raramente scendo sotto l'850 per motivi di resistenze meccaniche. Ecco, dunque, scusami Ugo, un 600 tipo l'ST,
scusa, tipo l'XT nostro, non l'hai usato in poche parole. No, lo uso sui settori frontali, su restauri, diciamo, dove la valenza estetica ha importanza, insomma, ecco. Oggi sul mercato ci sono talmente tanti tipologie di zirconi diverse che secondo me è bene sfruttarle. Perché dobbiamo andare a sfruttare un unico materiale per tutti i restauri? Abbiamo più soluzioni, cerchiamo di utilizzare il materiale più idoneo a quella ricostruzione. Dunque, tu usi praticamente in base al settore della bocca lo zirconio più appropriato, no? Hai appena detto Al settore della bocca e al tipo di restauro che devo andare a fare, anche in considerazione degli spessori che il clinico mi ha messo a disposizione. Ok. Ecco, qui adesso abbiamo visto che appunto abbiamo questo ponte in zirconio con tecnica cutback, dunque una riduzione, e sopra. Vai avanti te, illustra, io dimmi te come andare avanti, io vado avanti, adesso mi fermo qui. Sì, vai pure avanti. Qui. Ecco Avanti, ok, ecco qua. qua. Vai pure avanti. Allora, iniziamo con la verifica subito dello zirconio che abbiamo fresato con l'Easy Shade. Abbiamo impostato un colore a 3, che è quello che ci è stato fornito dal medico. In questo caso non sono andato io in studio perché è un lavoro che ho fatto proprio una settimana fa. Pertanto, all'interno di questa bolla temporale che stiamo vivendo, che non potevo andare in studio, mi è stato mandato il colore dal medico a 3. Siamo andati a verificare che il zirconio fresato avesse subito una corrispondenza cromatica e abbiamo testato che questa corrispondenza cromatica c'è. Abbiamo visto prima l'immagine dell'Easy Shade che ci dava a 3. E sotto una gamma di colori che va dal verde al giallo al rosso. Queste tre bande di colori ci indicano subito, senza entrare nello specifico di tutte le funzioni che Easy Shade ti mette a disposizione, che quello che stai facendo è in un range di correttezza. Dunque, lo zirconio fresato che abbiamo fresato è un A3. Da questo momento in poi dobbiamo andare a migliorarlo, portarlo possibilmente verso il verde, ma lo vedremo dopo. Entreremo nello specifico dopo delle funzioni Easy Shade. Qui entriamo un attimo nella stratificazione. Ceramica Lumex. Primo step che io faccio. Scusami Ugo, la nuova ceramica, quella che È una ceramica leucitica che va ad affiancare, per quanto riguarda lo zirconio, la VM9. Lo specifico di questa ceramica è che la stessa ceramica, la stessa massa ceramica, io la posso utilizzare sul disilicato e su tutti i fresabili ceramici vita. Ad esempio il Trilux Forte, che io utilizzo molto spesso per i settori frontali. Fino adesso abbiamo utilizzato VM9, adesso possiamo utilizzare Lumex. Con quali vantaggi? Il primo vantaggio, soprattutto parlando di Trilux Forte e di silicato, una temperatura di cottura molto più bassa. Qui siamo nel range dei 750-800 gradi. È in colorazione per adesso Vita Classic. La ceramica è stata rinforzata dalle uscite, che conferisce una resistenza meccanica superiore a una ceramica senza le uscite e ha degli effetti estetici migliorati. Ok? Ha una opalescenza molto più naturale questo tipo di ceramica rinforzata alle uscite. Dunque, rispetto alla classica VM9 che tu hai e utilizzi, la differenza che ci noti principalmente? Allora, una retrazione minore, una compattezza superiore dei grani, VM9 che io considero, ma non solo io, molti miei colleghi,
un po' il top di gamma delle ceramiche per zirconio, è comunque un riferimento la WM9 per le ceramiche a zirconio, è comunque una ceramica che va lavorata con una certa delicatezza. Ha bisogno di una lavorazione accurata, non è una ceramica che pretende una certa cura, diciamo così. Okay. Questa è una ceramica molto più semplice, molto più immediata, che con meno passaggi e meno lavorazione ottieni sicuramente un risultato sovrapponibile, se non in alcune situazioni addirittura superiore a WM9. Il primo passaggio che c'è qui in fotografia è comunque un passaggio che io faccio sempre in tutta la mia tecnica di stratificazione su zirconio per vari motivi. Forse non è questa l'occasione da andare nello specifico, però probabilmente ci sarà un'altra occasione per andare meglio a sottolineare alcuni punti. Il primo passaggio è di glasure, glasure LT, che a basso fondente, con i pigmenti Axen Plus. Allora, scusami Ugo, ti faccio subito una domanda. Praticamente tu hai la struttura in zirconio e il primo passaggio che fai, ancora prima di mettere la ceramica, se ho capito bene, è quella di glasare, giusto? Esattamente. Ecco, questo perché tu fai questo? Allora, questo mi serve perché mi troverò la parte che terrò monolitica già finita in pratica, già lucida. Ma soprattutto nella zona che dovrò andare a stratificare, io creo un'interfaccia di ceramica su quello che andrò a fare. E questo migliora moltissimo l'adesione della massa ceramica allo zirconio. Ecco, tu a che temperatura la fai questa glasura? Allora, questa la temperatura la faccio a 935 gradi, 930, 940 gradi. Ho ottimizzato tutto a 935. E ah, questo non cambia che vada a utilizzare WM9 piuttosto che l'Umex. Sì. Perché questa è una fase preliminare, diciamo. Io la considero una fase preliminare. Ecco, nella glasura applichi, e questa è la domanda che ti faccio io, applichi anche dei colori o proprio solo glasi? Allora, dipende dal caso che devo andare a fare. Comunque sì, quasi sempre vado a utilizzare anche dei colori, nello specifico gli Axen Plus, che come mi insegni te possono essere utilizzati all'interno, all'esterno, in mezzo alle masse, dove si ritiene più opportuno, e mi danno subito una base cromatica importante, una definizione del particolare soprattutto sicuramente superiore. Io vengo un po' dalla vecchia scuola, a me piace anche molto stratificare direttamente sullo zirconio bianco e qui ancora di più diventa importante questa fase di personalizzazione del restauro che dovremmo andare a fare. In questo caso sono limitato. Prego. Scusami Ugo, tu curi parecchio allora questo aspetto. Lo ritengo molto fondamentale, non soltanto io ovviamente, che conto poco, però anche tecnici molto più quotati di me, la tecnica ormai di stratificazione si sta indirizzando così. Dopo anni che ci abbiamo battuto la testa, diciamo che lo zirconio adesso stiamo incominciando a conoscerlo e lo stiamo adoperando al meglio delle sue possibilità. Abbiamo capito che lavorare su zirconio piuttosto che su metallo ci dà un grande vantaggio e dunque lo zirconio non deve essere più visto come un core di rivestimento, ma prende già dalla struttura un importante aspetto anche nella stratificazione finale e dunque utilizziamolo al meglio sia come morfologie che come sfumature. Bene, allora diciamo che tra virgolette la tua cottura wash è fatta con la glasura. Assolutamente sì. E utilizzo una glasure a basso fondente perché a maggior ragione andandola a cuocere a comunque una temperatura molto alta
mi vetrifica molto la superficie dello zirconio, mi fa un'adesione ancora maggiore sulla superficie dello zirconio. Bene, allora passiamo alla, diciamo, alla slide successiva. Qui vediamo il prodotto e dicevamo prima che questa è la novità di quest'anno, perché questa ceramica qui, che si chiama Vita Lumex AC, è una ceramica che si può utilizzare, come stiamo vedendo, su zirconio, ma anche un po', anche detto te, si può utilizzare anche sui materiali tipo di silicato o di block, dunque le ceramiche. La cosa che ti volevo chiedere di questo prodotto, e in parte qualcosa hai già detto, hai detto che insomma rispetto alla VM9 hai notato che ha una minor retrazione, ecco, ma nell'applicazione delle masse noi diciamo che questo prodotto è veramente semplice, perché a differenza per esempio della VM9, qui tu vai ad applicare la massa, sembra quasi di applicare, questo è un po' quello che noi abbiamo sentito da chi sta utilizzando come te questo prodotto, sembra quasi di utilizzare una cera. Ti corrisponde a te questo? Cioè, quando tu applichi diverse masse, noti questo oppure no? Assolutamente sì, è molto più compatta, molto più densa di VM9. VM9 è una ceramica microfine, non ce lo dimentichiamo. L'ho detto anche prima, va lavorata a una certa accuratezza, richiede una certa precisione nella stratificazione VM9, così come VM13, che comunque io ritengo sempre, nonostante tutto, dei prodotti top per la metalloceramica, sia per la metalloceramica VM13 che per zirconio VM9. Questa è una ceramica, Lumex è una ceramica molto più, passami il termine, pratica. Le masse stanno ben compatte, si stratifica con molta semplicità e abbiamo una corrispondenza cromatica direi immediata, forse superiore a VM9. VM9 ha bisogno di più masse per tirar fuori il colore, lo dico molto sinceramente. Questa dentina smalto ha già il colore di campionario. Tieni praticamente, hai notato che con questa vai più velocemente, insomma, nella lavorazione e nella fedeltà, diciamo, cromatica. Non che con VM9 non ci si arriva, però VM9 raggiunge dei risultati di eccellenza assoluta, ma con Lumex facciamo tutto molto più rapidamente, che è un po' quello che ci richiede un po' il mercato, no? Di lavorare con più semplicità e più rapidità. Ecco, allora, qui adesso vedo che hai applicato, se vedo bene l'immagine, ma mi sembra di sì, hai spolverato un po' di dentina in questo caso. Sì, allora, abbiate pazienza delle fotografie, io rispetto a tantissimi tecnici non sono un amante delle fotografie, le faccio perché mi servono per lavorare. E faccio tantissime foto, ma per semplicità spesso le faccio anche con il telefonino, perché me lo metto accanto, così come la macchina fotografica, e fotografo tutte le fasi di lavorazione. Se abbiate la compiacenza di accettare alcune foto che non saranno sicuramente il top. Questa seconda fase, dopo aver fatto la prima fase di glasatura, è una fase nella quale io rendo ancora una volta un piccolo strato di liquido da glasur laddove devo andare a stratificare e ci spolvero sopra, letteralmente, vecchia tecnica sale e pepe, tanto per parlare in termini tecnici, la dentina del colore che abbiamo scelto, in questo caso a 3. In questa fase cosa ottengo? Ottengo ancora di più una superficie di adesione per le masse che andremo a fare dopo nella stratificazione e creo già una base cromatica specifica del colore che dobbiamo andare a riprodurre. È tutto molto veloce, è tutto molto semplice. A questo punto andiamo a cuocere, ovviamente a questo punto andiamo a cuocere con le temperature di Lumex. Te lo dico molto sinceramente, rispetto alle conture indicate, mi sono alzato di circa 40 gradi,
ma questo mi fa comodo perché vado a vetrificare la superficie e ottengo una base cromatica del restauro. Questo è l'aspetto che esce fuori dal forno, 820 gradi. Diciamo, rispetto alla cottura della Lumex è molto molto alta, ma questo lo fai assolutamente fatto, perché voglio avere una superficie molto, molto, molto cotta, molto vetrificata, perché mi aiuterà dopo nella stratificazione, perché l'adesione della ceramica sarà superiore e le retrazioni saranno molto inferiori. Ah, ecco, dunque tu usi questa tecnica tua, ovviamente, per quello che hai appena detto. Sì. Quindi vado avanti, vedo che hai poi misurato e controllato. Prego, prego, dimmi. Che hai controllato con l'Easy Shade, spiegaci così almeno. Ecco, qui entriamo più nello specifico delle potenzialità di Easy Shade e quello che ci può dare. Il primo parametro E è un parametro, diciamo, che riassume un po' tutti i valori del restauro. Siamo in un range quasi ottimale, nel giallo, come ho detto prima, 3.7. Teniamo conto che fino a 5 di questo valore qui l'occhio umano non riesce a percepire quasi la differenza. Questo per darti un'indicazione. Il secondo valore, l'L, è la luminosità. Tradotto, è il valore, ok? Dal bianco al nero, che qui chiamiamo luminosità. Abbiamo un più 3,6, dunque cosa vuol dire? Che Easy Shade rispetto alla 3 di campionario ha visto che il nostro restauro è molto più luminoso, cioè sta andando verso il bianco, e questo è sicuramente positivo durante una stratificazione. Noi abbiamo problemi a modificare e a migliorare i nostri restauri quando lavoriamo nel grigio, nel nero, ok? Non abbiamo problemi a scurirlo un colore, abbiamo problemi a schiarirlo un colore. Dunque, lavorare fin da questa fase con una luminosità molto più alta è sicuramente positivo. Il croma è praticamente perfetto, che vuol dire che già da questa fase lo zirconio che abbiamo fresato e il primo passaggio che abbiamo fatto, siamo riusciti a rimanere in un croma ottimale. L'ultimo valore ci dà la tinta, dal giallo all'arancione al rosso, e in questo momento ci dice che leggermente la tinta del nostro restauro sta andando verso il giallo, ma anche questo direi non è un problema, anche perché è un dato molto, molto controllabile, 2.3. Dunque, già da questa fase noi l'Easy Shade ci dà un input su dove andare a migliorare il nostro restauro. Dunque, tu praticamente con l'utilizzo dell'Easy Shade controlli passo passo, perché infatti passo passo quello che sto facendo. Easy Shade mi dice di volta in volta dove andare a migliorare. Dunque, è uno strumento effettivamente efficace. Qui invece questa slide che vediamo qui. Questo è un secondo passaggio di Vita Lumex. Sono delle masse fluorescenti che creano appunto internamente la fluorescenza al restauro. E anche questo ci serve, ci sono varie masse, sono circa una decina di masse differenti. Il cofano Lumex è molto, molto ricco, molto vario. Qui ho scelto questa massa denominata cappuccino, appunto, per riportare quel valore di tinta più verso l'arancione rosso, che è più quello che ci serve per replicare al meglio una 3. Anche questa stratificazione viene fatta facendo praticamente un wash di questa massa flu. E anche questa la cuocio ad una temperatura leggermente più alta. Qui siamo intorno agli 800 gradi. Bene, allora, da quello che stiamo vedendo con te,
Ricapitolando un po' i vari passaggi fino a qui, siamo partiti con la prima, l'applicazione di una glasura LT a basso punto di fusione. Esatto. Poi, sopra di questa ci siamo andati spolverando della glasura. E adesso hai rivestito praticamente il tutto come se fosse quasi una cottura wash, perché non vedo molto spessore effettivamente. No, non ci deve essere spessore. Esatto, questa massa fluorescente che ti dà appunto questa fluorescenza poi da sotto. Qui invece? Qui andiamo a stratificare. Non mi soffermo e non mi permetto di dare indicazioni tecniche di stratificazione. Uso sempre masse differenziate, un po' come fanno tanti miei colleghi. Ecco, qui dopo il risultato finale della prima cottura, tra virgolette, dove hai applicato, immagino, della dentina e dello smalto, dove i traslucenti, no? Cioè, nell'immagine prima, che cosa hai usato come masse? Due dentine differenziate, un modificatore dentinale per alcuni inserti piccolissimi nelle parti interprossimali, e ho usato un solo smalto. Ok. E qui siamo, la cottura è stata eseguita a 770 gradi. Dunque, una volta cotta, qui non intervieni, fai qualcos'altro di più? Vedo che controlli ancora con l'Easy Shade. Ecco, qui in questa fase vedo che la luminosità, anzi, vedo che rispetto a prima il croma è leggermente salito e la luminosità più o meno è rimasta lì. Esatto. Siamo scesi come luminosità, sicché siamo variati dal bianco verso il grigio, andando a cercare proprio l'ottimale. Il croma più o meno è rimasto quello. La tinta, come ti avevo detto prima, grazie anche alla massa flow che abbiamo utilizzato, è andata a 0,4. Prima era a 3, ora a 0,4, che vuol dire che stiamo migliorando. Questo miglioramento non è sensibile ai nostri occhi, ma è misurato all'Easy Shade, e questo è molto importante. Un'altra cosa importante che possiamo vedere è che il primo valore, l'E, sta andando verso il verde, che questo ci dice che nella sommatoria di tutti i dati stiamo andando verso una 3 veramente molto preciso, da scala colore. Sì. Diciamo che il valore è, perché prima magari ti sei un attimino confuso, hai detto valore 5, in realtà non vedi una percezione superato, cioè da 0 a 3 non percepisci una differenza, mentre superato il 3 incominci a percepire una differenza cromatica. Infatti tu rispetto a prima eri un 3 qualcosa, adesso sei sceso a 2,7. Adesso in questa altra slide hai applicato, immagino, altre masse per completare, giusto? Dici tu. Sì, semplicissimo, sono andato a fare delle piccole correzioni dentina, sull'intermedio, sul pontic, come faccio spesso, faccio un supporto di gengiva rosa, di massa rosa, sotto il colletto, alla base del colletto, che mi dà una naturalità e una lucentezza superiore, e sono andato a fare dei piccoli inserti con delle piccole masse traslucenti e opalescenti, ma tutto è tutto molto molto fine, perché qui si sta parlando di spessori veramente veramente infinitesimali. Te tieni conto che in fase CAD avevo sottratto dalla morfologia finale 0,6, che tutte queste masse rientrano in uno spessore 0,6, che si sta parlando di mini stratificazione. Qui adesso dopo la cottura hai dato una lucidatura meccanica qui o è uscito così? Ho dato una piccola lucidatura meccanica, quando è possibile non mi piace andare a glasare restauri, anche se so che sarebbe giusto farlo per tanti motivi, anche di resistenza meccanica e quant'altro.
Questa è soltanto una lucidatura meccanica, è così come è uscito dalla seconda cottura. Seconda cottura fatta alla stessa temperatura della prima. E qui vediamo che l'Easy Shade, da quello che hai raccontato, ti ha dato la soddisfazione di vedere finalmente questo tre con la linea verde completa. Esatto. Completa. E questo vuol dire che tutto quello che abbiamo fatto è stato fatto correttamente, ma grazie soprattutto anche all'utilizzo di questo spettrofotometro che ci guida passo passo nei nostri restauri. Dunque, è veramente uno strumento, da come ci hai illustrato, importante nel tuo quotidiano, praticamente. Per me è determinante. E se lo vogliamo vedere anche sotto la luce di quello che stiamo vivendo, può diventare ancora più interessante, perché i nostri spostamenti come tecnici negli studi dentistici saranno sempre più diradati e difficoltosi. E dunque affidarsi a degli strumenti come Easy Shade può essere sicuramente importante per la presa del colore. Ecco, allora, diciamo che effettivamente quello che hai appena detto diventerà sempre più importante, perché immaginiamo adesso il collega che deve andare nello studio oggi a rilevare la classica tinta, no? Si deve incappucciare tutto, mettere guanti, mascherina, cambiule magari monouso, mentre uno strumento di questo tipo in mano allo studio può essere comunicativo, anche perché quello che voglio aggiungere io è che queste comunicazioni possono essere fatte tramite un'applicazione che si chiama Vita Mobile Assist. Praticamente io rilevo la tinta con lo strumento mi fa visualizzare la tinta sull'apparecchio, ma lo stesso tramite un'applicazione che posso scaricare sul telefonino, su dei tablet, mi va in Bluetooth a trasferire l'informazione. Dunque, velocemente, io vedo due cose, la foto della bocca e l'informazione della tinta, dato dallo strumento, giusto, Ugo? Esattamente, esattamente. E ho un'informazione certa che non risente dell'umore del medico, che non risente delle luci dello studio, fondamentale, perché noi percepiamo il colore in base alla luce che ce lo fa vedere, che variando la luce varia il colore, questo è evidente. Easy Shade non risente di tutto questo e mi dà un dato, uso un parolone però passamelo, scientifico su quanto dobbiamo andare a ricostruire, a replicare. E poi ci serve in laboratorio, come ho detto, per verificare passo passo quello che stiamo facendo. Perché troppo spesso noi tecnici ci dimentichiamo che il colore varia rispetto chiaramente al materiale che stai utilizzando, e per materiale intendo il core in questo caso, dunque zirconio, metallo ceramica feldspatica, di silicato, tutto quello che vuoi. La 3 fatto su una metallo ceramica rispetto a uno zirconio, che tipo di zirconio, zirconio bianco, zirconio traslucente, rispetto a un disilicato, non potrà mai essere uguale, no? Certo. Dobbiamo avere un strumento che ce lo mette sullo stesso piano. Dunque, è come dire, è come prendere una misura senza il metro, giusto? Sì. E tu il metro ce l'hai, che lì si scende. Questo per fare anche un esempio banale, ma effettivamente ritengo come te lo strumento importante non solo per lo studio, perché rileva ovviamente la tinta del dente, ci dà le informazioni che a noi servono, perché immaginiamo perché è la realtà, quando ci danno questa informazione, fammi una 3 più chiaro di cosa? Più chiaro di croma, più chiaro di luminosità, non si capisce. Cioè, è una comunicazione verbale ed è bravura del tecnico riuscire a interpretare questo. Ma perché, io dico, perché interpretare quando in realtà ci sono degli strumenti?